libro che racconta nelle sue pagine la storia della seppia, approfondendo nel dettaglio tutti gli aspetti di uno dei prodotti e dei piatti più tradizionali della nostra cucina e del nostro territorio. Si intitola La stagione delle seppie e va ad inserirsi nella collana editoriale I pesci delle nostre flotte, che conta così ben 5 volumi. Con il primo volume abbiamo trattato il lumachino, il gasteropode con il secondo, poi la triglia, l'anno scorso il pagello rosa e il mugine, quest'anno la seppia. La seppia è uno dei prodotti della stagione del mondo della pesca. Parlo di stagioni perché solitamente noi immaginiamo la seppia nei periodi di marzo, aprile, maggio e giugno, che sono quelli più vocati. Ci sono piatti che poi sposano il settore della produzione agricola con quelli della pesca, perché poi la seppia con i piselli sono un piatto cult della nostra cucina. Scritto da Maria Lucia De Nicolò, professoressa all'Università di Bologna e massima esperta a livello nazionale della storia della pesca, il libro che esce quest'anno è realizzato in collaborazione con l'Organizzazione Produttori della Pesca di Fano, Marotta e Senigallia ed approfondisce le tecniche di pesca, il commercio della seppia ed i modi di preparare e cucinare questo piatto nel corso della storia a partire dal 1400. Contesti in lingua volgare, in lingua latina, e si arriva fino al Novecento e all'attualità per quanto riguarda i piatti, la tradizione, è un po' tutto quello che la seppia ci può offrire, ci può dare, è dentro questo libro.